Tre giorni di sole e tanti visitatori per Verde Grazzano, la manifestazione che si svolge da anni nel parco del castello di Grazzano Visconti. Ispirato alla natura, l'evento ha proposto vivaisti e artigiani del verde, eccellenze del giardinaggio e novità per chi ama la vita all'aria aperta. Per tanti anche la possibilità di visitare il castello e il parco, davvero magnifico. Una bella vetrina anche per il territorio piacentino. Esatto, la manifestazione sia da subito da quando è nata è stata patrocinata dall'amministrazione comunale e anche da Destinazione Turistica Emilia, proprio per sottolineare comunque l'importanza della manifestazione, che supera ovviamente i confini provinciali e infatti attira visitatori da tutto il nord Italia e dal centro Italia, grazie anche agli espositori presenti e alla qualità dei prodotti che vengono comunque presentati ogni anno qui a Verde Grazzano. Un bel biglietto da visita per tutto il territorio. Tutti gli eventi che vengono fatti qui a Grazzano, compreso Verde Grazzano, portano un indotto notevole sulla provincia di Piacenza, perché abbiamo comunque registrato pernottamenti, gente che si ferma a mangiare e poi ovviamente si fermano poi a fare anche acquisti dei nostri prodotti, delle nostre eccellenze enogastronomiche. Quindi ben vengano manifestazioni come queste. Natura, verde e sostenibilità, ma anche eleganza e stile di vita naturale. Vedo cose bellissime, sì. Realizzate con tessuti particolari. Sì. Sono tutti tessuti pregiati, più che altro sono 70 cashmere e 30 seta, con delle stampe esclusive, perché ci sono delle stampe che richiamano le porcellane di Hermès, la serie Tucano dei primi 900. E praticamente realizziamo, sono io e mio fratello Emilio, realizziamo capispalla, facciamo i blazer, cappottini, abbiamo inserito degli abitini che sono tra l'altro realizzati duplefas, blazer, kimoni, cappottini e abitini. Poi l'ultimo progetto sono queste, chiamiamole giacche kimono, realizzate con tessuti canta vintage degli anni 60, con il ricamo poi su Zani. Ciao, sono Ilaria Zerletti e con Aila Botanica Olistica vado a riscoprire quelle che sono le energie delle nostre piante spontanee in Italia e le trasformo in oleoliti, incensi e acque vibrazionali. Possiamo ad esempio andare a curare a livello fisico attraverso l'utilizzo degli oleoliti, a livello termico il problematico ustioni, dermatiti, eczemi, oppure invece andare a lavorare sui corpi più sottili utilizzando gli smudge e le acque vibrazionali per purificare gli ambienti e l'aura delle persone.